No alla nomina dei super direttori da parte della regione nelle ASL abruzzesi. A chiederlo con forza l'intersindacale sanitaria, che ha incontrato rappresentanti della prefettura dell'Aquila e la controparte, il direttore del Dipartimento Salute della Regione, Angelo Muraglia. A parere dell'intersindacale, queste nuove figure, che saranno 8, 2 per ciascuna delle 4 ASL, sono superflue e costeranno troppi soldi. Di avviso ben diverso il direttore Muraglia, sono figure necessarie a far funzionare meglio la ASL, ha spiegato, soprattutto in un'ottica strategica, cosa che porta di solito a riduzioni di sprechi e inefficienze. Quello dei costi è poi un falso problema, assicura Muraglia, le nomine potranno essere anche interne al personale della ASL. Siamo qui a parte perché il prefetto ha convocato le parti per cercare di mediare la posizione dell'amministrazione regionale e la posizione dell'intersindacale sanitaria. Noi abbiamo obiettato su una delibera, la delibera che dovrebbe riorganizzare le ASL e che sono gli atti aziendali. La Regione ha emanato una delibera e in questa delibera, che dà alle ASL alcuni obiettivi, ci sono delle illegittimità, secondo noi. Noi abbiamo dato mandato a un avvocato esperto in diritto sanitario che ha sollevato delle illegittimità che sono sul versante ospedaliero, il direttore della funzione ospedaliera e sul versante territoriale il direttore della funzione territoriale. Non si capisce bene come si nominano, perché si parla di un concorso ad evidenza pubblica dove possono partecipare tutti i medici, tutti coloro che hanno una laurea in medicina e chirurgia e hanno 7 anni di anzianità. Dicasi 7 anni di anzianità, dovrebbero essere super esperti e dovrebbero collaborare con il direttore generale. Un master della Bocconi, ecco, dimenticavo di dire, e sono contrattualmente equiparati a un direttore di dipartimento. Quindi vuol dire che un medico dirigente di primo livello, perché non può essere più di tanto, avendo 7 anni di anzianità, prenderà lo stesso stipendio di un direttore di dipartimento. Allora, intanto non c'è nessuna nomina nelle ASE di questi due super direttori, sono due funzioni che la Regione ritiene necessarie per poter governare i processi di produzione ospedaliera e i processi di produzione territoriale. Come siamo arrivati a questo punto a dare praticamente queste linee guida per la redazione degli atti aziendali, che ripeto è compito della Regione dare delle linee guida alle aziende, perché se noi siamo la holding i rami di azienda sono le aziende sanitarie locali della nostra Regione. Quindi abbiamo ritenuto necessarie queste due figure per governare meglio quei processi che attualmente, a parere nostro della Regione, non sono governati a dovere.